Jacopo, allora sei tornato ancora in campo in una partita in cui il Brescia è partito forte e poi ha avuto un secondo tempo in sofferenza. Nella sofferenza è uscito dall'olio perché sei stato comunque tra i migliori, soprattutto nel portare quel mattoncino alla causa che serviva. Ti ringrazio intanto, penso che comunque anche in secondo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto qualche, neanche sofferto, abbiamo fatto qualche fallo subito, abbiamo preso, gli abbiamo fatto prendere coraggio a loro, però tutto sommato ci siamo difesi bene. E penso che comunque abbiamo fatto noi la partita. Al termine della gara il mister l'ha definito comunque un ottimo punto. Sì, un ottimo punto dove potevamo portare anche a casa una vittoria, secondo me. Che cosa è mancato alla fine per non ottenere i tre punti? Perché siete partite benissimo nei primi 20 minuti, nel primo tempo che c'è stato, poi un po' di calo nella ripresa. Siamo partiti benissimo, tranne secondo me il fallo che non c'era, ci ha fatto subire il gol. Però abbiamo subito avuto una reazione positiva, pareggio di Bisoli, e ci è mancato forse un pizzico di cattiveria nel secondo tempo per passare in vantaggio. Se ti dico che uno delle, se vogliamo guardare i dati positivi dell'ultimo periodo, è proprio la reazione del Brescia. Il Brescia è andato sotto tre volte, con Foggia, con Perugia, con Terni, con la Ternana, ma è riuscito immediatamente a recuperarla. Questo dà comunque una fiducia e fa capire che la squadra non si lascia indietro. Sì, questa è una cosa molto positiva, perché comunque passare in svantaggio e poi ribaltare la partita, andare come abbiamo fatto la settimana scorsa, una vittoria in casa, ci dà grande orgoglio. Da un punto di vista personale c'è tanta concorrenza in mediana, però anche Terni, una situazione comunque particolare, il mister ha tanto fiducia. Sì, sinceramente non mi aspettavo di giocare, però settimana ho lavorato bene e il mister mi ha dato fiducia e penso e spero di averlo ripagato. È subito una trasferta altrettanto importante contro l'Entella, forse non è più la squadra all'apparenza così forte come l'anno scorso, non è partita benissimo, lo giocate su un campo abbastanza difficile anche per le condizioni. Sì, noi ce la metteremo tutta domenica a Chiavari e speriamo di fare i tre punti fuori casa. È una partita particolare, cioè nel senso, noi a Chiavari, a parte di non ricordo, fosse un 1-0 con gol di Cesare di 3-4 anni fa, poi abbiamo quasi sempre subito l'ultima volta, è stata forse la peggior partita dell'anno scorso. Mi ricordo quando c'era il mister Boscaglia il primo anno a Chiavari, abbiamo fatto 1-1 mi sa. Sì, e poi abbiamo perso. E alla fine sì, e poi abbiamo avuto anche un'occasione di passare in vantaggio. Sì, poi abbiamo perso 4-0, che forse se andiamo a rivederla è una delle più brutte partite che abbiamo fatto là. Sì. Ma conta così tanto il discorso del campo? No, secondo me tutto come affronti la gara, devi essere concentrato, poi il campo sintetico, erba naturale, non cambia tanto, dai. Forse qualcuno che magari ha avuto qualche infortunio, un po' più duro, un po' più faticoso. Il discorso, si parla sempre di discorso rimbalzi, il discorso velocità del pallone, cambia qualcosa perché cambia. Sì, qualcosina cambia, ma tutto sommato sta a noi procedere la gara con la testa. Oggi c'era qui il presidente Cellino, avvertite la sua presenza quando c'è o comunque si fa sentire, sentite la sua vicinanza? Sì, sicuramente il presidente ci mette quel pizzico di, quando lo vediamo dobbiamo dare ancora di più, non che non, quando non c'è non facciamo questo, però personalmente un po' in soggezione magari, a tutto sommato fa parte del nostro lavoro, anche quando c'è il presidente vecchio uguale. Tu prima dicevi è stato un ottimo punto per come lo aveva definito anche Boscaglia, quello di Terni, però c'era la possibilità di vincere questa partita. Al di là di questo, quanto è importante comunque riuscire a dare un certo tipo di continuità di rendimento in un campionato molto lungo e difficile dove apparentemente è equilibrato come questa Serie B? Secondo me come approcci la gara, nel senso se entri con la testa giusta te la puoi giocare con tutte le squadre, da quelle favorite a più, diciamo, meno favorito. Andremo per me l'ultima, andiamo a Chiavari ancora comunque con un'emergenza attacco, Caracciolo non credo ce la faccia, Torregrossa è ancora fuori. Per chi gioca non avere poi un punto di riferimento come sono, io parlo anche fisicamente, come sono Torregrossa e Caracciolo, ma avere magari dei punti di riferimento diversi, di gente più di movimento,
cambia un po', vi sentite un po', cioè è diverso anche quello dei centrocampisti, servono più inserimenti, serve più, perché alla fine anche a Terni abbiamo visto quello, non c'era un punto di riferimento in attacco su cui portava sulla squadra e si cercava molto di cercare di entrare lateralmente. No, ma anche quando c'è Andrea cerchiamo anche di andare sulle fasce e mettere il cross per lui, comunque è molto forte di destra. No, no, più che cross, parlavo proprio di gli esterni, i centrocampisti che si infilavano in aria, non a caso Bisoli ha fatto sì. Con lui perché è andato dentro di testa in aria. No, ma cioè, sicuramente l'assist di Andrea è un punto a sfavore, comunque è un giocatore molto forte e anche i difensori avversari gli mette un po' di pressione. Ma anche gli altri sono molto forti e danno sicuramente una mano alla squadra.